siamo a San Boseto. San Boseto, tutto attaccato, non San Boseto, ma San Boseto è una frazione del comune di Busseto. Il Po è a qualche chilometro in questa direzione. Come vedete è una borgata della pianura, desolata e primitiva. Vedete, c'è ancora un vecchio passo. Sono venuto stamattina a fare un sopralluogo perché mi hanno detto che qui c'è uno spaccio di alimentari, che è qui di fronte a me adesso. Uno spaccio di alimentari che ha anche annesso una piccola trattoria e ha qualche cosa di straordinario. Uno passando in automobile non si accorgerebbe di niente, bisogna proprio andare a piedi e fermarsi e guardare alla piccola vetrina per accorgersi di questa cosa assurda, straordinaria che c'è in questo luogo. Andiamo a vedere insieme. Eccoci, eccoci qua nell'interno di questo luogo straordinario. Presento ai nostri telespettatori il signor Cantarelli. Cantarelli, Cantarelli, che è lei l'ideatore di questa, sì, questa strana bottega, insomma, che è vera ma anche fantastica. Beh, vi vorrei dire ai nostri telespettatori che le bottiglie che vedete qua hanno questi nomi. Per esempio, sto leggendo: Pomerol, Bordeaux Vieux, Saint-Emilion Vieux, Margaux Vieux, Saint-Julien, Saint-Estèphe, Barsac. Tutti i vini francesi pregiatissimi. Poi vedo che qui c'è perfino in vetrina, in mezzo ai barattoli di olio, di c'è perfino un magnum di champagne, autentico. Poi, qui adesso qui vorrei interrogarlo su una cosa, perché lei sarà pratico anche di questo. Quello che c'è qui sulla bilancia, che cos'è quello? Questo è il famoso culatello, ecco. Tipico delle zone. Sì, ecco, il culatello abbiamo già parlato varie volte. E più vado avanti, più mi accorgo che il culatello in Emilia, in questa parte dell'Emilia, è un po' come il vino da noi in Piemonte. Cioè è oggetto di infinite discussioni, di infinite distinzioni e sottigliezze. È difficilissimo trovare un culatello buono. Perché molte volte l'ho mangiato e non mi è piaciuto, è secco, invece non deve essere secco. Non deve essere secco, ecco, sì. Questo che ho provato stamattina da lei è quasi dolce, sì. È vero che lo mettono nel vino per ottenere questa cosa, l'ho imparata oggi per la prima volta, che si mette il culatello dentro il vino. Sì, va bene, taluni lo mettono quando è troppo secco. Ah, ecco, perché non deve essere secco. Non deve essere secco. E lo lasciano in infusione nel vino? Quando lo si confeziona è bene lasciare intorno a questo culatello, sì, un leggero strato di grasso, sì, perché rimanga bel fresco. E il vino glielo fa? Il vino le toglie la prerogativa del sapore, del sale che ha preso. Però conserverebbe un poco questo grasso? Lo ammorbidisce, lo ammorbidisce questo magro. Permetta che faccio vedere, questo qui sarebbe il famoso culatello. Sì, qui San Boseto. Vuole uno? Glielo passo subito. Scusi, lei è la signora Cantarelli, eh? E questo sarebbe il telefono pubblico. Senta, mi vuole dire una cosa, per favore, lei che... Qual è la specialità qui, le specialità più famose che fate qui in questa trattoria? Va bene, tortelli, capelletti e la faraona alla creta. Ah, fate anche la faraona alla creta? Sì. Noi l'abbiamo provata dall'altra parte del Po, a San Martino in Beleseto, sì, vicino a Cremona. Mi dica un po', come la fa lei? La dica ai nostri telespettatori, così potremo giudicare anche la differenza, insomma. Va bene, io adopero rosmarino, salvia, ginepro e un pizzico di spezie e sale. Questo lo mette dentro la faraona? Dentro, sì, per dare la concia. Ecco, invece quello di San Martino mi ha detto che non metteva niente, forse non sarà vero, non lo so. Poi dopo mette burro, sale e olio. Sì, poi la involge? Nella carta oleata e poi in una carta bagnata da pane e pasta comune. E poi, questo quello non lo faceva. Sì. E poi si avvolge nella creta. Lega con un filo e poi avvolge nella creta. E lo lascia in cottura quanto tempo dentro il forno? Guardi, dalle 4 alle 5 ore, secondo della faraona, se è grossa o piccola, insomma, secondo anche dell'età della faraona. E poi dopo si toglie
Sì, sì, questo lo so. Naturalmente, chi vuol mangiarlo bisogna che telefoni prima, deve avvertire. Beh, questo sennò non sì, perché altrimenti è una cosa che è buona fatta e mangiata come tante altre cose. Adesso mi spieghi una cosa, io qui me lo sono annotato perché è una cosa che mi fa impazzire questa differenza, non riesco mai a dire le parole giuste. Lei ha nominato tortelli, tortellini, anolini, cappelletti, qual è la differenza? Lei ha nominato tortellini e i cappelletti. Guardi. Senta, poi, i tortelli e i tortellini sono la stessa cosa? I tortelli e i tortellini sono la stessa cosa, si fanno con ricotta, burro e formaggio. Delle erbette dentro. Sì. E invece gli anolini sono la stessa cosa dei cappelletti? Sono la stessa cosa dei cappelletti, sì, quella lì. Poi vanno a usanze dei luoghi, alcuni mettono le stracotti, altri fanno un impasto di formaggio, di burro e di uova. Loro come la fanno? Noi lo facciamo con impasto di burro, formaggio e uova in abbondanza. Ah, grazie signora, spero non ancora gustati, un giorno magari verrò a gustare. Sì, grazie. Sarà un piacere mio. Scusino se disturbo, continuino pure. Qua, cari telespettatori, vedo due immagini che mi piacciono moltissimo, che mi piace di incontrare sempre, ci sono in tutti i luoghi dell'Italia. Le varie età dell'uomo e le varie età della donna. E poi vedo un'altra cosa che mi riempie di gioia. Vedo il signor Cantarelli che con un piccolo vassoio apposito e con una spazzolina sta togliendo le briciole prima di servire la frutta. Non è vero, no? È così? E questa è una cosa che avete sempre fatto oppure è una cosa che ha innamorato lei? L'avete sempre fatta. È una cosa molto bella ed è un'abitudine che vorrei che fosse seguita in tutti i ristoranti e in tutte le famiglie, ma purtroppo anche questa è una delle cose che si sono perse. Continui pure, scusino tanto. Scusi.